Benvenuti a Matty Ayers, ormai giugno con il suo caldino e la fine del coprifuoco è già qui. Immagino quindi abbiate poca voglia di stare davanti ad uno schermo a guardare le cose, ma Netflix fa comunque uscire qualcosa di interessante, quindi partiamo! La prima news che vi rilascio è dedicata ad una serie di film derivati da videogiochi. Parlo di Mortal Kombat, la cui ultima incarnazione arriverà il 30 maggio su Sky e Now, ben 37 giorni dopo l'uscita mondiale su HBO Max. Ebbene, su Netflix dal 1 giugno saranno invece disponibili il primo film del 95 e pure il secondo del 97. Se voleste farvi del male, mi raccomando, soltanto dopo aver messo il like a questo video ed esservi iscritti al canale potete recuperarli e così prepararvi a questo nuovo film, magari rivalutando quello del 95, sa mai. Ora però andiamo con le nuove uscite su Netflix. Il primo arrivo interessante di questo mese è un anime dal titolo Akudama Drive. In realtà era già apparso in simulcast su 4vid, ma la vera novità di Netflix è che ci mette il doppiaggio in italiano. Quindi non potete perdere l'occasione di vedere quest'opera cyberpunk distopica in cui il Giappone è nuovamente diviso in staterelli e un gruppo di criminali, gli Akudama appunto, riceverà l'incarico di liberare un prigioniero condannato a morte. Questo incarico apparentemente insignificante li catapulterà in un intrigo ben più ampio che li porterà a rischiare tutto. La serie di cui vi parlo ora è basata su di un fumetto DC, ma non è d'animazione, si tratta di Sweet Tooth e come vedete dall'immagine accanto a me parla di un bambino con le corna da cervo. Ok, un attimo, non siamo impazziti tutti. In questo universo post-apocalittico è normale la presenza di bambini ibridati con animali di vario tipo. Tutto è dovuto a una grande catastrofe avvenuta 10 anni prima e Gus, il nostro bambino con le corna, intende scoprire che sia successo e magari trovare una soluzione. Il tutto mentre ovviamente c'è gente che pensa che questi ibridi siano da estirpare. Un'allegoria del diverso nella società attuale, direi. Adesso vi introduco un documentario dedicato ai gatti, Kitty Love, un'ora nella vita del gatto Habatutu, che ci introdurrà a video amatoriali e giocosi sui gatti, spiegandoci tutto con la sua voce narrante. Sappiamo che internet è dominato dai gatti e che grazie ad un episodio di Love, Death plus Robots abbiamo capito che sono i veri dominatori del pianeta. Però dai, sinceramente, non vi basta tutto quello che c'è su YouTube relativo ai gatti? Poi sentirli parlare come umani a me fa proprio cascare le braccia. Ora ritorno in carreggiata con un film di fantascienza, Awake. Siamo in un mondo in cui tutta l'elettronica ha smesso di funzionare di colpo e per giunta ogni essere umano non riesce più a dormire. Tutti ad eccezione della figlia della protagonista, un'ex soldatessa che vuole proteggere la figlia e portarla in un centro di ricerca per una eventuale cura. Infatti, non so se lo sapete, ma se non si dorme bene il nostro cervello potrebbe risentirne pesantemente e farci percepire quello che ci circonda in maniera distorta. In poche parole, se non troveranno una cura, l'umanità avrà le notti contate. Un film che sembra un insieme di tante cose già viste, ma che dal trailer mi ha convinto a dargli un'opportunità. Ora cambio genere e vi parlo di un film familiare, Un padre. Si tratta della storia di Matthew che si ritrova a dover crescere da solo sua figlia, Maddie, dopo l'improvvisa e inaspettata morte della moglie. Un vero e proprio incubo per tanti di noi che probabilmente al primo cambio di pannolino hanno visto in faccia la morte stessa. Un film non certo innovativo o particolare che però segnalo perché sottolinea sempre un problema sociale che continua ad esserci, e cioè l'impreparazione sociale, in questo mondo paritario, di una parte della popolazione nell'accudire i propri figli. Una situazione sociale da superare per migliorare come società. Ritorno a parlare di Godzilla dopo la live e la recensione sull'ultimo film, perché arriva Godzilla Singular Point, una serie anime che dal trailer sembra coinvolgere un giovane gruppo di ricercatori nel salvare la Terra dai mostri che fomentano l'irascibilità del nostro Godzillone.
Il trailer non sembra male, anche se la grafica mista un po' mi retisce. Voglio essere quindi ottimista su queste cose, anche perché sembra che potrebbe essere diverso dai classici nipponici, con una verve più comica. Buone notizie, poi, se sperate in un doppiaggio italiano, perché dovrebbe esserci anche qui. Ci stiamo avvicinando alla fine del video ed è il caso che varchi la porta del regno dell'assurdo per presentarvi questo America, il film. Si tratta di un progetto di animazione in cui si va a riscrivere la storia passata degli USA. Infatti George Washington metterà assieme la compagnia della rivoluzione americana, assieme a Sam Adams, Thomas Edison, Paul Revere e Geronimo. Chiaramente si tratta di un'opera altamente ironica e con sfondi supereroistici. Un qualcosa che dovrebbe o potrebbe attaccare l'attuale situazione del paese e prenderne in giro i suoi stereotipi che propaganda. Direi che è un vero esperimento e non so che aspettarmi, anche se ho un po' di paura a dire il vero. Prima di concludere vi segnalo qualche altra cosa interessante da tenervi a mente. Intanto l'arrivo della seconda stagione di Lupin, poi il film commedia brasiliano Carnaval, la docuserie Il viaggio dei pinguini e il film Sailor Moon Eternal, di cui farò una live di approfondimento durante il mese. Ma c'è anche l'arrivo del quarto adattamento al manga shonen Rurouni Kenshin. Pertanto ora mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e rimanete in contatto con me sfruttando i miei social o commentando qui sotto dicendo la vostra. Un vostro intervento, magari assieme alla condivisione sui vostri social di questo video, è il più bel apprezzamento che potrete farmi. Alla prossima live o video. Ciao!